devo dire il nome. Fabio Rampelli, caro visto che ah, ha gridato io voto Joshua Wong. Okay. Joshua Wong che è il leader dei studenti. Dei studenti di Hong Kong. 17 anni. Ciao, grazie. Sì, grazie Presidente. Volevo rendere edotta l'Aula di una piccola discussione che è stata anche in riunione di Capigruppo e che riguarda in modo particolare il comportamento tenuto dalla Presidenza della Camera dei Deputati, non solo tra le istituzioni italiane, perché è analoga circostanza valida per il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e mi riferisco ai grandi onori tributati al Capo del Governo cinese. Ricordo che trattasi di una dittatura sanguinaria comunista con la quale si può discutere, perché in politica estera si discute in buona sostanza con tutti, verso la quale non è ammissibile, non è possibile, non è dignitoso prostrarsi. Ed è esattamente quello che è accaduto anche ieri qui presso Montecitorio, dove il nostro Paese, attraverso la Presidenza della Camera dei Deputati, ha riverito il capo del governo di Pechino senza spendere una sola parola di preoccupazione almeno nei confronti delle centinaia di migliaia di studenti che a Hong Kong, con la rivoluzione degli ombrelli, una rivoluzione pacifica, stanno cercando di difendere il loro diritto a continuare a esercitare democrazia e libertà come è accaduto in questi decenni. Penso che sia davvero vergognoso quello che è accaduto, perché si possono tenere vari atteggiamenti nei confronti di personalità di questo tipo. Si può avere la sfrontatezza di contrastarli anche con dichiarazioni pubbliche, magari moderate, diciamo così, come è accaduto da parte di tanti capi di Stato, da parte di tante autorità occidentali, quando si è per esempio posto il problema della richiesta di libertà e autonomia e indipendenza del popolo tibetano. Si può far finta di nulla, ma io penso che quello che è accaduto, appunto, addirittura sottolineare in maniera... Sto concludendo, Presidente. No, deve concludere. È diverso. Sto concludendo. Beh. Se mi fa esercitare il diritto a dire l'ultima frase, forse concludo. Dicevo, c'è stato lo spazio per fare i complimenti al capo del governo cinese per la sua lotta e la lotta del popolo cinese alla fame nel mondo, che è una cosa veramente, ripeto per la terza volta, vergognosa. La ringrazio. Ovviamente lei ha anticipato che queste considerazioni